Saluti a tutti voi e grazie per aver deciso di guardare il nostro documentario sull'isola di Corfù. L'arcipelago delle isole Ionie comprende Corfù, Lefkada, Cefalonia, Itaca, Zante e diverse isole minori. Corfù si trova all'estremità settentrionale del Mar Ionio, all'incrocio tra Oriente e Occidente. Per estensione è la seconda isola dell'arcipelago delle isole Ionie, la prima è Cefalonia. Questa è la posizione dell'isola di Corfù rispetto all'Italia. Dall'Italia ci sono diversi collegamenti, via aerea dalle principali città d'Italia con voli charter e altro, via mare da Ancona, Brindisi, Bari, eccetera. Corfù ha una lunghezza di 60 km e la larghezza varia dai 4 ai 30 km e da ben 217 km di coste. L'isola di Corfù ha una popolazione residente di 110.000 abitanti, dei quali 36.000 risiedono nella capitale Kerkyra. Il nome Corfù viene usato solo dagli stranieri. Il suo nome era ed è rimasto Kerkyra. Kerkyra era il nome della figlia di Osopò e venne portata su quest'isola dal dio Poseidone. Dal loro amore nacque Feacas, il capostipite dei Feaci. Così l'isola divenne l'isola dei Feaci. Abbiamo organizzato il nostro documentario con un giro completo intorno all'isola, iniziando da Benizzes, per terminare nella vicina Mora Ithaca. Qui siamo a Benizzes, siamo sulla costa est, siamo circa nel centro. Da questa parte c'è Corfù città, Kerkyria e verso sud Moraiti, tutte queste altre qua. Benizzes è una località balneare e un posto dove ci sono una piccola marina, una marina per i privati. È un posto bello, però il problema di quasi tutta la costa è che ci sono delle spiagge molto molto strette e sono tutte piene di alghe. Però ci sono dei bellissimi alberghi, si vede che la gente sono contenti così. Benizzes. Vicino alla spiaggia più grande c'è un porticciolo dove traccano pescherecci e imbarcazioni turistiche. Benizzes è un paese costiero della costa est e si trova a 13 km dalla capitale Kerkyra. Ci sono molti negozi presenti, tra cui supermarket, negozi che vendono souvenir, bar e taverne. Le taverne sono i nostri ristoranti. Tra le località turistiche dell'isola di Kerkyra, questa è una di quelle che mantiene maggiormente l'aspetto del villaggio tradizionale greco. Questa è la spiaggia principale di Benizzes. Da una parte il mare e dall'altra la strada. Le alghe da queste parti non sono un problema. Ci incamminiamo verso nord, sempre sulla costa est, ed arriviamo al villaggio di Gastouri, dove esiste il sito archeologico più importante di tutta l'isola, l'Achilleion. È soprannominato il rifugio della imperatrice d'Austria Elisabetta. Nel 1837 nasce in Baviera Elisabetta, detta Sissi. Nel 1854 sposa Francesco Giuseppe I. Trovandosi sempre in contrasto con la suocera e zia, l'arciduchessa Sofia, inizia a viaggiare. Nel 1857, in viaggio col marito in Ungheria, gli morì la figlia Sofia di soli 2 anni. Nel 1889 Rodolfo, il figlio erede al trono, si suicidia insieme alla fidanzata. Elisabetta per il dolore si ammalò e il medico gli consigliò di cambiare aria. La regina inglese Vittoria gli mise a disposizione il suo Panfilo per farle respirare aria sana. Con il Panfilo visitò le isole greche e si innamorò di Corfù, che visitò più volte. Elisabetta era molto colta, parlava 7 lingue e conosceva l'Iliade e l'Odissea di Omero a memoria. Nel 1889 comprò la villa Vraglia a Corfù e tutti i terreni adiacenti fino al mare. Fece trasformare la villa a suo piacimento dagli architetti italiani Raffaello Carrito e Antonio Landi. I lavori terminarono nel 1891 ed Elisabetta la nominò Achilleion, in onore del suo eroe preferito, Achille.
Elisabetta con le figlie Gisella e Maria Valeria andavano spesso nell'Achilleon, mentre il marito, Francesco Giuseppe, non andò mai a Corfù. Il 10 settembre 1898, mentre usciva dall'hotel Beau Rivage, Elisabetta venne pugnalata a morte dall'italiano Luigi Lucchini. Canoni. Nel 1798 i francesi avevano montato un'unità di artiglieria per difendersi dagli attacchi dei turchi. Uno dei cannoni della batteria si trova ancora al chiosco turistico. Questo sito è la parte più affascinante dell'isola ed è sempre stato il luogo dove tutti gli abitanti dell'isola amano passeggiare. Questo è il monastero di Vlacherna, ma questa è la foto che la vedrete in tutto il mondo, è la foto più famosa che c'è. Tutti i libri, tutti quelli che vengono a Corfù vogliono fare questa foto. È il panorama più bello che possa esistere. Guardatelo da voi. Di fronte a Canoni c'è il monastero di Vlacherna, collegato alla terraferma da un molo di cemento e costruito nel XVII secolo, più precisamente nel 1685. Il monastero di Vlacherna è molto particolare perché si trova in mezzo al mare e dà l'impressione di essere sospeso sull'acqua. Il monastero di Vlacherna è l'emblema dell'isola di Corfù e crea un'atmosfera magica e trasognante che è difficile trovare altrove. È senza dubbio il monumento più noto di tutta l'isola di Corfù. È una piccola chiesa bianca con tetto di tegole e un caratteristico campanile con guglie a tre piani che funge da entrata principale. Fu un monastero fino al 1980. Il nome Vlacherna deriva da un famoso quartiere di Costantinopoli, dove è stato costruito l'omonimo monastero bizantino, che accoglie uno dei più importanti pellegrinaggi ortodossi. La traversata dalla terraferma avviene con delle piccole imbarcazioni e necessita solo 5 minuti. Ponti Conissi, il nome significa Isola del Topo, perché guardando l'isolotto dall'alto ha una forma simile a un topo. È un'isola verdeggiante, considerata un monumento naturale, vi possono accedere solo gli autorizzati tramite le piccole imbarcazioni. Ponte Conissi è un piccolo e rigoglioso scoglio, ricoperto da una folta vegetazione con alti cipressi, dove si trova una cappella bizantina del XII secolo, la chiesetta di Pantocratora, raggiungibile dal porticciolo grazie a bianche scale. La chiesa è dedicata alla Trasfigurazione del Salvatore. Questo edificio conserva al suo interno le lapidi che commemorano la visita della principessa Sissi e dell'arciduca Rodolfo. Sempre sulla piccola penisola di Canoni troviamo il palazzo Monrepos. Qui siamo nella penisola di Canoni, proprio adiacente alla città di Corfù. Dietro di noi c'è l'aeroporto di Corfù. Questo è il palazzo chiamato Monrepos, mio riposo. È il palazzo che fu costruito dagli inglesi per Lord High. Qui c'è un parco enorme, molto bello, adiacente al palazzo. Nel 1863 la principessa imperatrice Sissi, Elisabetta, nel suo primo viaggio a Corfù venne ospitata in questo palazzo, nel Monrepos. Si sono susseguiti tanti reali, sono nate persone importanti. Una fra le più principali, nel 1925, qua dentro è nato il principe Filippo di Edimburgo, il marito della regina, dell'attuale regina d'Inghilterra. Poi, con la caduta della monarchia, che era di proprietà il palazzo in quel momento del re Costantino, il governo l'ha requisito. Costantino gli ha fatto causa, diverse cause sono andate avanti per anni. Alla fine l'hanno accontentato con un risarcimento dell'1% del valore e la proprietà del palazzo è rimasta al comune. Adesso è proprietà del comune e dentro c'è un museo. La villa fu costruita come residenza estiva per il Lord High. Nel 1833 ospitò una scuola di belle arti, mentre nel 1834 il parco fu aperto al pubblico. Dopo l'unione con la Grecia, nel 1864, la villa fu concessa al re Giorgio I degli Elleni come residenza estiva.
Lo ribattezzò Monrepo. Qui siamo nella città di Corfù. Questa è la penisola di Canoni. Questa è la chiesa dedicata a Agio Iason e a Agio Sossipatros. Erano due discepoli dell'apostolo San Paolo. Vennero entrambi assassinati dal despota Caligola. Questa è una delle costruzioni bizantine meglio conservate. Andiamo ora nel centro della capitale, Kerkir. Qui siamo nella città di Corfù. Kerkiria per i corfioti, perché Corfù è un nome che gli hanno dato gli europei, è un nome più turistico che il resto. La città si è sempre chiamata Kerkiria e si chiama ancora Kerkiria. Questa alle mie spalle è la fortezza vecchia, è stata costruita dai veneziani nel XV secolo. I veneziani costruirono questa fortezza piena di cannoni per ostacolare l'assalto dei pirati e il tentativo dei turchi di conquistare l'isola. I turchi volevano quest'isola perché era un punto di passaggio delle navi commerciali. In seguito hanno costruito la fortezza nuova, che si trova all'opposto, e tra la fortezza nuova e la fortezza vecchia c'è la vecchia città di Corfù. La città di Corfù è tutta in stile veneziano. Gli stabili hanno più di 200 anni. Perché sono ancora tutti lì? Perché con il terremoto del 1958 tutte le isole vennero distrutte, escluso questa. Corfù rimase in piedi e i palazzi sono ancora qui per essere visti e apprezzati. Andiamo a vedere la città di Corfù. Siamo arrivati nel centro di Corfù. Ci siamo qui, in questa posizione, Yoharia. Questa è la spianata. È stata pulita da tutte le case perché dovevano dalla fortezza vedere il nemico da che parte veniva. Tirato via le case, con i cannoni potevano sparare tranquillamente al nemico. Nella spianata c'è una parte che l'hanno divisa a posteggio. E qui c'è il campo da cricket, che è un ricordo degli inglesi. Da questa parte invece è solo giardino. La via principale è la Teotoki, che è questa qua, dove ci sono tutti i negozi e tutti i turisti. E l'Agio Spiridon, la via Spiridon, che porta alla chiesa di Santo Spiridon, San Spiridone, che è il protettore dell'isola. E questa è la città vecchia. La città vecchia è rimasta vecchia veramente perché nel terremoto del 58 qui non ha distrutto niente. Le case sono quasi tutte stile veneziano e sono tutte di 200, 300, 400 anni fa. Andiamo a vederle. Il centro storico di Corfù, specialmente nella sua parte vecchia, è forse uno dei gioielli più affascinanti. Un esempio di antica arte bizantina e veneziana, che affascina col suo alternarsi di intime viuzze e di ampi scorci panoramici. La città di Corfù, sorta nell'antichità in un'area limitata dalle due fortezze e vedendo nel passato un crescente aumento della popolazione, ha sviluppato nel corso della sua storia la costruzione di case a più piani. Gli edifici, l'uno accanto all'altro, sono stati realizzati in pietra, senza l'impiego di cemento armato, con le soffitte in legno e le tegole realizzate a mano. L'isola di Corfù, per via della sua posizione strategica nel Mediterraneo, ha sempre attirato nel corso dei secoli l'interesse di numerosi conquistatori, che non hanno mancato di lasciare traccia del loro passaggio, sia nella pianta urbanistica, sia nell'impronta architettonica della città di Corfù. Questa è la chiesa di San Spiridone. San Spiridone è il protettore dell'isola di Corfù. Nel 325 era il vescovo di Cipro. Poi lo portarono le spoglie le portarono a Costantinopoli. Quando Costantinopoli venne conquistata dagli arabi, un corfiota prese le spoglie e le portò a Corfù. Quando le spoglie sono arrivate a Corfù, secondo i ciprioti, San Spiridone li ha salvati prima dalla peste. La seconda peste e la terza peste si sono sempre salvati, secondo loro, tramite San Spiridone. Poi
li ha salvati dal terremoto. Insomma, per i corfioti San Spiridone è quello che li protegge in qualsiasi occasione. Sono molto devoti al suo santo protettore, San Spiridone. Andiamo a vedere la chiesa com'è. Secondo la tradizione, San Spiridone nel 1716 seminò il terrore tra le truppe turche, apparendo vestito da monaco con una torcia accesa in mano. All'interno della chiesa è assolutamente vietato filmare e fotografare. Questo è il sarcofago con le spoglie del santo, San Spiridone. Scoprire la città vecchia di Corfù significa tuffarvisi dentro e gironzolare, curiosare tra i mille negozietti, farsi prendere dal fascino particolare delle case consumate dal tempo e dai mille profumi che fuoriescono dalle taverne. La città di Corfù, in particolare per la sua parte più antica, è uno dei luoghi più affascinanti e romantici di tutta la Grecia. Corfù è stata sottomessa per migliaia di anni da popoli diversi ed ognuno di essi ha lasciato un segno indelebile nello stile di costruzioni e nella mentalità della popolazione. Queste le occupazioni con i relativi periodi. Periodo romano, dal 229 avanti Cristo al 337 dopo Cristo. Periodo bizantino, dal 337 dopo Cristo al 1267 dopo Cristo. I veneziani, dal 1207 al 1214. Il despotato dell'Epiro, dal 1214 al 1267. La dominazione degli Angioni, dal 1267 al 1386. La seconda dominazione veneziana, dal 1386 al 1797. I francesi repubblicani, dal 1797 al 1799. L'occupazione russo-turca, dal 1799 al 1807. L'impero francese, dal 1807 al 1814. Il protettorato britannico, dal 1814 al 1864. L'incorporazione di Corfù allo Stato greco, finalmente, nel 1864. Qui siamo nell'isola di Corfù, questa è la capitale. Corfù per noi è chiamata la capitale, ma in realtà si chiama Kerchiria, cioè tutti i greci, tutti i corfioti chiamano Kerchiria. Alle mie spalle c'è l'antica fortezza. L'antica fortezza è stata costruita dai veneziani nel XV secolo. L'hanno costruita per respingere gli attacchi dei pirati che arrivavano da quella parte, ma principalmente per respingere gli attacchi dei turchi che volevano quest'isola a tutti i costi perché è un centro di passaggio delle navi commerciali. Il ponte che collega l'antica fortezza con la nuova fortezza in origine era di legno ed era un ponte levatoio. Poi gli inglesi, durante la loro permanenza, hanno fatto un ponte sospeso che collega l'isola con la città. Questa è l'antica fortezza che adesso andiamo a vedere.
Questa è la statua che i veneziani dedicarono al generale Schulenburg nel 1715. L'antica fortezza fu costruita dai veneziani nel XV secolo sul seguito di un antico castello bizantino. La fortezza era collegata alla terraferma da un ponte mobile in legno. Nel 1819 gli inglesi sostituirono questo ponte con l'attuale, che è lungo 60 metri e si trova a 15 metri sopra il fossato. Per renderlo più sicuro hanno creato una fossa artificiale e così hanno separato la fortezza dalla terraferma. Il fossato è localmente conosciuto come controfossa, costruito dai veneziani tra il 1545 e il 1555. Nel 1499 vivevano 1800 persone alla cittadella. Sfortunatamente un'esplosione nel 1718 distrusse gran parte di esse e la chiesa dei Santi Apostoli. La vista da lì è incredibile. Puoi vedere tutta la città e l'immenso Mar Ionio di fronte a te. Questa è la città storica di Corfù, vista dalla vecchia fortezza. Sullo sfondo la nuova fortezza. Questo è l'isolotto di Vidos, che si trova di fronte alla fortezza. Si trova tra la fortezza e le coste dell'Epiro, sulla terraferma della Grecia. È facile capire come mai questo luogo fu considerato ideale per la costruzione di una città fortificata. La sua difesa dalla terraferma è facile. Inoltre, poiché penetra nel mare, può essere usata facilmente per il controllo dei movimenti costieri. I versanti delle alture furono levigati al punto di renderli roccia nuda, per far sì che l'arrampicata per gli invasori fosse un tentativo arduo. Nel cuore della città troviamo il Liston. Qui siamo nel cuore di Corfù, nel cuore di Corchiria. Questa è la zona principale, dove c'è tutto qua. La gente si incontrano qua e tutto viene qua. Questo è il famoso Liston, è un insieme di fabbricati che i francesi costruirono durante il periodo della loro occupazione, dal 1807 al 1814. Il progetto è dell'ingegner Lesseps francese, che si orientò sulla Rue Rivoli di Parigi. Liston, la parola, per i veneziani significa un posto largo, una piazza grande. Invece per i corfioti di allora, Liston era una lista, era un quaderno, un foglio, dove c'erano elencati tutti gli aristocratici che avevano diritto di andare in questo posto. Tutti gli altri non potevano né entrare nei portici, né entrare nei bar e né passare per la piazza. Il Liston era esclusivamente adibito agli aristocratici di allora. Il Liston. Questa è la vista del porticato del Liston, vista dal lato ovest verso est. Tutti, turisti e corfioti, vengono al Liston per sedersi in un tavolo sotto i portici, ma sono talmente tanti che la maggior parte deve accontentarsi di sedersi fuori sotto gli alberi. Nella piazza davanti all'Iston, i corfioti hanno organizzato un caloroso benvenuto all'attrice americana Katrin Kelly Lang, l'interprete di Brooke Logan nella serie televisiva Beautiful. L'attrice non ha esitato ad inserirsi tra i ballerini folcloristici facendo la sua bella figura. Grazie.
Questa è la parte terminale dell'Istone lato est, dove inizia la via commerciale di Agios Spiridonos. Questa è la vista interna del porticato dell'Istone dal lato est, verso ovest. La passeggiata davanti agli archi dell'Istone è qualcosa che fa ogni corfiota. Fa per prendere un caffè in uno dei caffè di Istone ed è un'abitudine quotidiana per molti corfioti. Palazzo San Michele e San Giorgio, noto anche come Palazzo Reale, è il più grande monumento di dominio britannico sull'isola di Corfù. Un enorme complesso architettonico costruito negli anni 1819-1824 come residenza di Sir Thomas Maitland, alto commissario britannico, il governatore delle isole delle Ionie. Il palazzo ospitava anche il Senato dello Ionio e la sede dell'Ordine di San Michele e San Giorgio, ordine britannico di cavalleria fondata nel 1818. Il palazzo è stato progettato dall'ingegnere britannico colonnello Sir George Whitemore in stile antico romano ed è fatto di pietra calcarea maltese. Di fronte a questo palazzo neoclassico ci sono dei giardini e una fontana al cui centro spicca la statua in bronzo di Sir Frederick Adam, colui che curò la costruzione dell'acquedotto cittadino. Oggi ospita il notevole Museo di Arte Asiatica, che annovera circa 10.500 opere d'arte provenienti dall'India, dalla Cina, dalla Corea, dal Pakistan e dal Giappone. Divenuto poi dimora estiva dei reali greci, è stato restaurato in previsione dell'incontro al vertice dell'Unione Europea avvenuto nel 1994. Di fianco all'Istone troviamo la Spianada. Tutto il verde che vediamo in questa panoramica fa parte della Spianada. Da quassù risulta evidente che i veneziani furono costretti a demolire un gran numero di case per avere la libertà di sparare agli invasori provenienti da terra. È stata creata nel XV secolo, sotto la dominazione veneziana, quando sono stati abbattuti 2.500 tra case e palazzi. Costruita nello stile dei giardini reali d'Europa, è la piazza più grande dei Balcani e una delle più grandi d'Europa. Qua siamo alla Spianada, Spianada la chiamano. Siamo di fronte o dietro alla fortezza, cioè la fortezza dall'altra parte si difendeva nel mare con i cannoni e da questa parte i cannoni non sapevano dove sparare perché è pieno di case. Allora cosa hanno fatto i veneziani? Hanno tirato via tutte le case e hanno fatto la Spianada. La Spianada, e avevano la vista libera e potevano sparare agli eventuali invasori che arrivassero da terra. Gli inglesi portarono a Corfù il cricket e per questo una parte della Spianada, questa parte da qui, la usano la domenica per giocare a cricket. La usano inoltre questa parte per i posteggi delle macchine. L'altra parte che andremo a vedere adesso è solo giardino per i corfioti. La Spianada è la piazza centrale di Corfù e un luogo di incontro per residenti e visitatori. Questa è l'altra parte della Spianada, quella dedicata ai corfioti, il giardino. Il 21 maggio 1864 Corfù si unì al resto della Grecia. Per questo anniversario del 21 maggio 1864 fecero un monumento e questo è il monumento dell'unificazione di Corfù con la Grecia. Qui siamo sempre nella Spianada, la parte diciamo per i corfioti, il giardino. Questo specie di chiosco è un palco dove fanno tutte le commemorazioni, dove fanno musica e dove fanno anche le commemorazioni religiose, credo il 15 agosto, dove
praticamente è il centro delle attività di Corfù. Dal 1816 al 1824 il primo governatore di Corfù fu Thomas Maitland. Thomas Maitland fece moltissimo bene alla città, la città progredì in tutto. E allora i corfioti cosa hanno fatto? Per rendergli onore gli hanno dedicato questo monumento a Thomas Maitland, il governatore di Corfù, il primo governatore di Corfù. Attraversata la città storica arriviamo alla nuova fortezza. La nuova fortezza fu costruita tra il 1572 e il 1645 dall'architetto italiano Vitelli sulla collina di San Marco. Gli edifici che si trovano all'interno sono opera degli inglesi. È formata da due grandi bastioni gemelli ed è ritenuto un miracolo dell'architettura difensiva. È stato ristrutturato di recente e il comune di Corfù vi organizza mostre, concerti e molte altre attività artistiche interessanti. Questa alle mie spalle è la fortezza nuova, la nuova fortezza, costruita sempre dai veneziani. L'architetto era l'italiano Vitelli. La fortezza nuova è praticamente l'opposto della fortezza vecchia. Nel mezzo c'è la città vecchia. Tutta la città era costruita dentro alle due fortezze. Pertanto, non avendo spazio, gli edifici li hanno dovuti fare sempre più alti e i vicoli sempre più stretti, perché lo spazio era quello. Per fare la fortezza nuova, Vitelli aveva bisogno di tanto materiale. Pertanto, cosa ha fatto? Ha demolito tra chiese, case, tutte cose, più di 2000 edifici. Ha radunato tutto il materiale di 2000 edifici, l'ha messo tutto insieme e ha fatto questa fortezza. Con la fortezza vecchia e la fortezza nuova coprivano praticamente tutto un arco di mare e tenevano a bada i turchi. Li hanno tenuti a bada per più di 400 anni. Poi i turchi ce l'hanno poi finalmente fatta e hanno conquistato l'isola. La nuova fortezza di Corfù. In passato le due fortezze erano unite da mura e al loro interno gli abitanti potevano vivere al sicuro. Oggi delle mura restano solo due delle quattro porte che permettevano l'ingresso nella città. Proseguiamo verso nord e arriviamo a Contocali. Salve, qui siamo in località Contocali. Siamo sulla costa est, siamo appena fuori dalla città di Corfù, verso nord. Questo è il memoriale in onore dei soldati serbi che vennero a dare una mano durante la Prima Guerra Mondiale. Arrivarono e sbarcarono in questo punto il 5 aprile 1916. I soldati serbi. Contocali è una bella località turistica a 6 km dalla città di Corfù, in direzione nord, verso Cassiopi. Questo paese, che si trova sulla strada per Gouvia, ha una bella spiaggia di sabbia e con alcuni sassolini dove è possibile noleggiare ombrelloni a sdraio e praticare alcuni sport acquatici. La sabbia scende delicatamente in mare e questo fondale poco profondo la rende particolarmente sicura e adatta per i bambini. Arriviamo a Gouvia. Il villaggio si trova lungo la costa orientale di Corfù, a 8 km a nord rispetto al capoluogo dell'isola. A Gouvia, proprio per le caratteristiche della baia, è sorto qui un porto ben attrezzato che può ospitare fino a 960 barche. Proseguendo verso nord troviamo Limni. La baia di Limni, Limni. Dacia è una famosa località situata tra i villaggi di Gouvia e Ipsos,
a 13 km dalla città di Corfù, con un'atmosfera amichevole e cosmopolita. Dacia è diventato uno dei luoghi più invitanti per trascorrere rilassanti vacanze a Corfù. Proprio di fronte al villaggio c'è una magnifica spiaggia stretta che si estende per un paio di chilometri. È costituito da sabbia e ciottoli con due file di lettini e ombrelloni per chi vuole godersi un comodo prendere il sole. La spiaggia di Dacia è piuttosto piatta, senza dune di sabbia. Ipsos, situato a 14 km da Corfù, è il paese più commerciale e turistico della costa nord-orientale di Kerkir. Questa è Ipsos, siamo a 15 km dalla capitale Kerkiria, Corfù. Siamo sulla costa est, verso nord. Ipsos è stata giudicata bandiera blu, acqua pulita. Ipsos è una meta per i giovani, piace molto agli italiani per la presenza di una spiaggia lunghissima e facilmente accessibile e la quantità di pub per scatenarsi la notte. Cassiopi è uno dei paesi più sviluppati nella parte settentrionale dell'isola di Corfù. Salve, qui siamo a Cassiopi, il paese si chiama Cassiopi. La costa est, venendo avanti dell'isola di Corfù, avanti, 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 alla fine della costa est c'è Cassiopi. Poi comincia la costa nord che va verso la costa ovest. A Cassiopi, come a Corfù, avevano i loro cannoncini per difendersi dai pirati e dai turchi. Cassiopi era un porto di pescatori, ma adesso è un porto di turisti, anche questo. E comunque è un bellissimo paese, Cassiopi. In fondo, dietro le mie spalle, la città che si vede appena là in fondo è la città albanese di Saranda. Da Cassiopi all'Albania ci sono circa 3 km. Se uno è bravo a nuotare, riesce a nuotare fino all'Albania. Saranda è la città là in fondo. E questa è Cassiopi, l'isola di Corfù. Secondo la mitologia, Giasone e gli Argonauti fecero sosta su quest'isola durante il loro viaggio di ritorno, nella loro impresa di conquista del Vello d'Oro. Riuscirono l'impresa grazie all'aiuto di Medea. Il porto è tutt'oggi utilizzato dai pescatori corfioti e si respira ancora un'aria di semplicità tipica della cultura greca. Nato nell'antichità come un villaggio di pescatori, oggi offre tutte le strutture turistiche, fra cui due spiagge. All'epoca romana, Cassiopi era un paese florido in quanto situato sulla rotta navale ed oggi risulta essere un paese con un fascino, un centro, un porto raccolto e pittoresco, due insenature con le spiagge divise da un promontorio e le rovine di un castello bizantino. La spiaggia di Agios Spyridon si trova a circa 40 km dal centro della città di Corfù. Salve, qui siamo nel nord dell'isola di Corfù, completamente a nord. È il punto più vicino all'Albania. L'Albania è là, di fronte a noi. Quella in fondo è la città di Saranda, in Albania. Qui siamo ad Agios Spyridones, è una spiaggia bellissima dove i ragazzi si stanno divertendo. Agios Spyridon è una spiaggia sabbiosa con acque cristalline e vegetazione lussureggiante. La spiaggia è stata premiata con bandiera blu per la sua pulizia e organizzazione. Roda, situato sulla costa nord di Corfù. Qui siamo a Roda, località Roda. Dove siamo? Siamo completamente a nord dell'isola. Se noi guardiamo l'isola sopra, il cappello sopra, siamo a metà della parte sopra, est e ovest alle due lati. Roda è una località dove il turismo sta venendo adesso. Ci sono alcune nuove costruzioni, però
però sono ancora molto, molto rustici. Quello che hanno una bellissima baia, ci sono naturalmente le alghe che nessuno le raccoglie né qua né nelle altre parti dell'isola, le alghe sono lì e le rimangono. E poi c'è la spiaggia, una spiaggia lunga 6 km che va fino nel fondo. Ma credo che anche in estate una spiaggia così grande non si riempirà mai. Roda, al nord dell'isola. Roda è un tipico paese sviluppatosi per soddisfare le esigenze del turismo, con tutte le caratteristiche necessarie, locali di ogni genere, taverne, snack bar, agenzie di viaggio, organizzatori di tour, internet caffè, pub e club per la sera. Il paese di Roda è fra i più turistici di quest'area e dispone di due spiagge. La prima, più piccola ed appartata, è situata ad ovest del paese in vicinanza del Porticciolo, da cui partono i tour e i pescareggi. L'altra invece si sviluppa lungo la costa, proprio in corrispondenza delle abitazioni di Roda. Sidari è un pittoresco e bellissimo villaggio sulla parte nord-occidentale dell'isola di Corfù. Questo è Sidari o Sidari. Siamo nel nord-ovest dell'isola. Siamo ancora nella parte sopra, però arriviamo a ovest tra poco. Sidari o Sidari è molto famoso perché? Perché c'è il Canal d'Amour, dove tutti vengono per il Canal d'Amour. Ma a parte il Canal d'Amour è un posto bellissimo, c'è un mare stupendo, un'acqua cristallina e non c'è gente che rompe le scatole. È veramente un bel posto. Sidari o Sidari. Sidari è una località turistica molto ampia e sviluppata e appartengono a questo paese più di una spiaggia. Le principali spiagge sono tre, una delle quali è il Canal d'Amour. Le restanti due spiagge sono la prima, una lunghissima lingua di sabbia molto turistica perché corre lungo l'intero paese, e l'altra una baia più piccola e molto bella di fronte a cui ci sono delle rocce levigate dal vento. Quest'ultima è sicuramente più particolare come ambientazione e è più raccolta. Sidari è la zona più sviluppata a livello turistico della costa nord di Corfù. Occupa un ampio golfo ed offre diverse spiagge in un'area molto ben attrezzata a livello turistico. Situato a 40 km dal capoluogo e dall'aeroporto, raggiungibile in 50 minuti in macchina. Vicino a Sidari, il famoso Canal d'Amour. Salve, qui siamo nella parte nord dell'isola di Corfù, completamente a nord. La regione, il paese si chiama Sidari. Questo è il famoso Canal d'Amour. È il canale che tutti gli innamorati vengono. Chi attraversa il canale con l'innamorato non perderanno più l'amore, rimarranno innamorati per sempre. Se uno è single, attraversa il canale, salta da là, viene su di qua e dopo troverà sicuramente il suo amore. Venite tutti al Canal d'Amour, qui c'è l'abbondanza dell'amore. A dopo! Le rocce che formano il Canal d'Amour, per via della loro composizione friabile, hanno permesso che nel corso del tempo il mare, ma soprattutto l'azione erosiva del vento, le rendessero ondulate, scavando poi il canale sottostante. Il Canale dell'Amore consiste in una serie di formazioni rocciose che si pretendono in mare creando alcune piccole baie raggiungibili con sentieri e scalini e una sorta di canale delle acque cristalline.
Passiamo sulla costa ovest, Agios Georgios. La baia di Agios Georgios, vista dall'alto, è di una bellezza incantevole. Questa è la spiaggia di Agio Georgios, San Giorgio. Quella di prima era la San Giorgio al sud. Siamo sempre nel lato ovest. C'è un San Giorgio al sud e un San Giorgio al nord, sempre lato ovest. Questo è quello lato ovest. Questo San Giorgio ha una spiaggia enorme che va fino là, tutta sabbia pulita, è un mare tranquillo, è una baia bellissima. Turisti pochissimi. San Giorgio, lato ovest, a nord. Scendendo verso sud incontriamo Palaio Castrezza. Qui siamo a Palau Castrezza. Palau Castrezza è nel nord-ovest dell'isola di Corfù. Palau Castrezza è una delle zone, anzi, la zona più gettonata di tutta l'isola. Ci sono tre baie, tre spiagge e poi delle spiaggette, delle cale, cioè è il posto dove tutti vengono sia per vedere che per farsi una nuotata. Palaio Castrezza. Le acque, con i loro colori che sfumano dal turchese al verde smeraldo, fanno di Palaio Castrezza uno dei luoghi più belli in cui fare foto e video. 5 km, la zona di Palaio Castrezza rappresenta uno degli scorci naturali più spettacolari e suggestivi di tutta l'isola. Palaio Castrezza è formato da due piccole penisole che danno al turista l'opportunità di scegliere fra ben sei differenti baie in cui rilassarsi. Thank you.
Facciamo visita alla baia di Hermones. Qui siamo sull'isola di Corfù. Questa è la foce del fiume Hermones. La foce del fiume Hermones è, secondo Omero, il punto dove Nausicaa incontrò Ulisse lì, proprio sulla spiaggia. Era naufrago, le onde l'avevano sbattuto sulla spiaggia. Era svenuto e Nausicaa e le sue ancelle lo prendono, lo portano al palazzo di Alcinoo. Era il re dei Feaci ed era il padre di Nausicaa. Lo curano e guarisce, ma aveva perso la memoria. Rimane molto tempo, diversi anni, a palazzo. È trattato anche lui come un re. Si innamora di Nausicaa e Nausicaa si innamora di lui. Ma una sera un cantastorie venne a palazzo e cominciò a raccontare la storia di Troia e parlava di Ulisse, del cavallo di Troia, di tutte queste cose. Nell'ascoltare questo, Ulisse gli venne la memoria, disse: ma come? Ma questo sono io. Lo raccontò ad Alcinoo e disse: io sono il re di Itaca, a casa c'ho moglie e un figlio. Alcinoo disse: allora prendi una nave e vai, rientra dalla tua famiglia. Questa è l'ultima tappa di Ulisse. Continuando verso sud, arriviamo a Pelecas. Il paese di Pelecas sorge sulle pendici di una collina a 270 metri d'altezza e qui si trovano ancora i resti del celebre Kaiser Throne, cioè il trono del Kaiser. Questo è il villaggio di Pelecas. Pelecas si trova in alto, circa 250 metri sul livello del mare. Si trova nel centro dell'isola. Da questa parte c'è Kerkyra, Corfù la capitale, da questa parte c'è l'ovest, il mare. Sotto ci sono le spiagge, delle spiagge bellissime che adesso andiamo a vedere. Questo è il villaggio, Pelecas. Pelecas è un paesino di montagna situato sulla sponda opposta alla città di Corfù, da cui dista circa 13 km. Non rappresenta propriamente una delle mete classiche di una vacanza a Corfù, ma conosciuto per via degli strepitosi tramonti e della vista a 360 gradi che da qui si può godere. Pelecas ha una storia particolare, poiché negli anni 70 del secolo scorso divenne una delle mete hippie più popolari d'Europa. Spiagge incontaminate, uliveti, vigneti e un paesino abbarbicato in collina hanno rappresentato per anni il contesto ideale per artisti e naturisti e personaggi più o meno eccentrici alla ricerca di località fuori dal comune. Oggi le cose sono decisamente cambiate, ma in parte Pelecas ha mantenuto la sua fama. Ancora oggi c'è chi si ritira qui per fare yoga o semplicemente per respirare aria pulita e godersi un soggiorno in solitaria. Andiamo a vedere il trono del Kaiser. Qui siamo nella località di Pelecas. Pelecas si trova nel lato ovest dell'isola di Corfù e si trova in alto, in collina. Da questa parte, dal lato est, voi non lo vedete, ma si vede la città di Kerkyra, Corfù. Questo, alle mie spalle, è il Kaiser Throne, cioè il trono del Kaiser. Nell'Achilleo, quando la principessa imperatrice Elisabetta morì, l'Achilleo rimase disabitato per 9 anni. Poi la figlia Anna Maria lo vendette al Kaiser, il Kaiser di Germania. Il Kaiser di Germania si trasferì per le loro vacanze all'Achilleo
e il suo luogo preferito era questo, il Kaiserthron, perché da qua poteva vedere il più bel tramonto di tutta l'isola. E se voleva poteva guardare anche questo lato, lato est dell'isola. Era l'osservatorio più bello di tutta l'isola. Era il luogo preferito dal Kaiser Guglielmo II. Il Kaiserthron è l'osservatorio dove nel passato il Kaiser Guglielmo II amava ritirarsi a meditare, confortato dalla pace e dal meraviglioso panorama. Dall'osservatorio aveva una vista a 360 gradi e si godeva di magnifici tramonti. Sotto il paese di Pelecas troviamo la spiaggia di Glyfada. Questa è Glyfada, è una delle spiagge più conosciute, più famose. C'è sabbia, il mare va lentamente dentro, va bene anche per i bambini, è molto lunga. Dove siamo? Siamo nel centro dell'isola, nella parte ovest. Qui ci sono le colline, formano la baia. La baia è la spiaggia, spiaggia di Glyfada. Da questa parte ne vedete una metà, quell'altra metà è contro sole. Glyfada. Una vacanza in questo albergo è sicuramente un'esperienza indimenticabile. Dopo Glyfada c'è questo meraviglioso albergo con spiaggia e baia privata. Un posto da sogno. Down, down.
lenti più bassi. Ancora verso sud, arriviamo ad Agios Gordios. Arrivando dall'alto, sull'unica strada che porta al mare, si può ammirare l'intera baia e il paese, oltre che alla splendida cornice data dalla vegetazione. Sono molte case, per lo più alloggi per i turisti, grandi alberghi, appartamenti e monolocali e qualche negozio. Particolare è l'isolotto di Otoliti, all'estremità della spiaggia. Qui siamo in località Agios Gordios. Siamo nell'isola nella parte ovest, cioè di fronte ci sarebbe l'Italia di là. Agios Gordios è una baia, diciamo che è in mezzo al verde, è un posto molto tranquillo, c'è un'acqua cristallina, una bellissima spiaggia che va da questa parte e anche dalla parte di dietro. È una bellissima baia, molto ampia. Agios Gordios si chiama. Proseguiamo a sud per Agios Georgios. Qui siamo in località Agios Georgios, San Giorgio. Delle località balneari di San Giorgio ce ne sono due. Una al sud, che è questa, e una al centro, che è di fronte alla città di Kerkyria, cioè sempre dal lato ovest. L'isola, noi adesso siamo dal lato ovest, cioè in faccia all'Italia. Questa spiaggia di Agios Georgios è famosa per la lunghezza della spiaggia, 3 km, e per le magnifiche dune che sono là in fondo. È una spiaggia per le famiglie, è una spiaggia molto tranquilla. Adesso la gente sono poca perché siamo a metà ottobre, la stagione è finita. Agios Georgios.
Questo alle mie spalle è il lago salato di Corazon. È un habitat naturale dove tutti gli uccelli migratori, quando fanno la traversata dall'Africa, da quelle parti lì che vanno nel nord Europa, sostano qua per una settimana o due per rinforzarsi, per poter continuare il viaggio. È un habitat naturale, non c'è strada, non c'è niente, non ci si può andare più vicini. Peccato che lo guardiamo da lontano. Cavos, sulla punta sud dell'isola. Salve, qui siamo nella località di Cavos. Siamo solo a 7 km dall'Efkimmi. L'Efkimmi niente turismo, qui a Cavos solo turismo. È, non lo so, la Milano Marittima, la Cesenatico, come volete. È il posto turistico. Ci sono solo strutture turistiche. Cavos è famoso perché è chiamata la città dello sballo. Qui alla notte non si vanno mai a dormire, specialmente gli inglesi. Tutti quelli del nord vengono tutti in vacanza qua per bere, loro dicono per divertirsi. Vengono qua, alla fine dell'isola, all'estremo sud dell'isola, si fermano qua. Ci sono migliaia di strutture, migliaia di locali notturni e qua si divertono, secondo loro, bevendo. Questa è Cavos. Di fronte a Cavos, la Grecia continentale. Siamo in ottobre, la stagione è finita. Ritorniamo a salire verso nord, l'Efkimmi. Qui siamo nella città di l'Efkimmi. L'Efkimmi si trova nel sud, quasi completamente a sud dell'isola di Corfù. L'Efkimmi è la seconda città in grandezza dell'isola di Corfù. La prima è Kerkyria, cioè la capitale. Molte ce ne sono tante. La particolarità di l'Efkimmi qual è? L'Efkimmi non ha turisti, non ci sono turisti assolutamente, non c'è strutture per turisti, non ci sono negozi, negozietti né niente. C'hanno uno o due ristoranti solo per loro, uso privato. I cittadini di l'Efkimmi non vogliono turisti, dicono che se hanno vissuto fino adesso possono vivere anche in futuro senza i turisti, ma vogliono la sua città originale. La sua vita di sempre. Questa è la loro mentalità. L'Efkimmi, Corfù. L'Efkimmi è uno dei paesi più grandi dell'isola di Corfù, con i suoi 5.000 abitanti. Gli edifici sono vecchi e non tenuti molto bene, quindi l'impatto può risultare sgradevole, ma sicuramente non commerciale, come le tante località dell'isola che ospitano i turisti. È un luogo rimasto legato agli usi e costumi del passato. Si vedono spesse donne in groppa agli asini, altre sull'uscio di casa che parlano con le vicine, anziani al bar del paese che bevono un caffè chiacchierando con gli altri abitanti del paese e uomini nei campi. L'Efkimmi è posizionato all'interno e non ha quindi una spiaggia. Salendo ancora verso nord, arriviamo a Moraitica. Qui siamo sulla costa est dell'isola di Corfù. Sulla costa est le spiagge sono veramente poche e brutte. Sono molto strette, con la strada subito vicino, piene di alghe. E invece sulla costa ovest ci sono delle spiagge larghe, ampie, solo sabbia, meravigliose.
Sulla costa est fa eccezione questo luogo, che si chiama Moraitika. Moraitika c'è una bellissima spiaggia lunghissima, tutte le attrezzature, e hanno la possibilità di alloggiare fino a 8.000 persone in estate. Moraitika sulla costa est fa eccezione, è veramente un bel posto, ci sono alberghi, studios, c'è di tutto, di tutti i prezzi, ristoranti, qualsiasi cosa da mangiare. Siamo Moraitika, siamo nella parte, diciamo, quasi sud dell'isola. Ottobre, ci sono ancora i bagnanti in acqua. Alberghi molto belli che sono praticamente in riva al mare. Guardate la bellezza e la posizione di questi bungalow. Moraitika si sviluppa lungo la strada costiera che collega il capoluogo Corfù a Lefkimmi a sud dell'isola. Moraitika si sta sviluppando anno dopo anno e si pensa che a breve diventerà il più grande centro turistico dell'isola. L'area vicino alla spiaggia è più tranquilla rispetto al centro del paese, che si trova lungo la strada principale. Salve! Siamo a Moraitika, sull'isola di Corfù. Siamo al 19 ottobre 2019. Il clima è eccezionale. Un sole stupendo, caldo, pantaloni corti e la gente fa il bagno. Abbiamo terminato il giro della nostra isola e terminiamo qua, a Moraitika. Due considerazioni sull'isola. L'isola è molto bella. È verde, tutto verde, dappertutto. È tutto naturale, un verde naturale, non ci sono cartelli pubblicitari per strada, perciò dà un senso di tranquillità girando. Il 95% del verde è fatto da alberi di ulivo. Gli ulivi sono fino alla cima delle montagne, perciò dà proprio un senso di molto bello, bellissima l'isola. È un'isola che veramente vale la pena di visitare. Terminiamo qua il nostro documentario sull'isola di Corfù. Grazie per la vostra attenzione. Al prossimo video. A presto!